Dunque, ragazzi, eccoci qua per il nostro ottavo episodio di The Last of Us. Quindi, attenzione. Cosa c'hai, Ellie? Bambina maledetta, cos'hai? Che sto in sto guaio per colpa sua. E sta qua si fa pure tutte le cose, mannaggia lei. Quindi, allora. Vediamo, abbiamo esteso l'udito di Joel, ma. Allora, quella potrebbe essere la porta. Strata dall'altro lato. E quando mai qualcosa è stato semplice, caro mio caro Joel? Aiutami a salire. Vabbè, Ellie. Non mi pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok. Dammi il piede. Ok, apri e basta. Nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. Ta-da! Bel lavoro. Grazie. Allora, non cambiamo l'arma perché noi abbiamo la nostra. Dunque, diciamo che... tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Marlene dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ok. Vive lontano da qui. Ci serve un'auto. Allora, là c'è qualcosa, ragazzi. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così belli. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. Già. Ok, battuta sugli gnomi, insomma. Sugli gnomi, i pupi, i nani maledetti. Ecco qua, dunque. Se andiamo su di qua, è chiuso, immagino. Sì, non possiamo aprirlo, quindi. Dunque. Allora, qui non c'è nulla, scusate, mi guardo sempre un po' in giro perché le risorse, come avete visto, sono una toccasana per le nostre avventure qua. Allora, vediamo se dentro c'è qualcuno. No, non sentiamo nessuno, quindi. Ci sono altri oggetti qua per crafting. Scusate, ragazzi. Oh, guardate un bel. The Turning! Cos'è un gioco della Naughty Dog? Ci hai già giocato? No. Ma avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco. A quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel Knives che... com'era? Ti faceva un buco nello stomaco prima di staccarti la testa a calci. Beh, non sono mai stato un fan di questo genere di cose. Vorrei poterci giocare. Non so se possiamo attivare la luce, quindi, o se c'è la luce in questo posto. Comunque. Qui squiglie, come si dice. Qui stiamo tirando soltanto di quel materiale per crafting. Ah, ci siamo incastrati. Che ci sarà da divertirsi. Allora, qua non c'è in giro nessuno. Allora, ci sarebbe anche il piano di sopra, attenzione. Qua non possiamo entrare, quindi possiamo scendere di qui. Perfetto. Possiamo passare di qua, vediamo se c'è qualcosa qui.
combinazione necessaria. Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Dove, secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo. Lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Sì, quella è opera di Bill. C'è qualcun altro? Per quanto ne so, solo lui. Allora, una barricata, come vedete. Dunque, vediamo di raggirarla. Ah. Oh. Porca miseria! Ma che cosa diavolo era? Era una delle trappole di Bill. Simpatico, Bill. Forse il tuo amico è un po' paranoico? Per usare un eufemismo. Vedete, qui c'è un'altra mina. Ma chi è questo tizio? Beh, ci ha aiutato a contrabbandare cose in città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Allora, avete visto che abbiamo raccolto delle frecce. Probabilmente, se mi ricordo bene, avevamo anche l'arco come arma silenziosa, poi. Altre frecce. Ecco qui l'arco. Guarda qua. Lascialo usare a me. Sono brava con quell'affare. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambi, coprirci a vicenda. Non credo. Allora. Di qua. Tutto ok, sali. D'accordo. Allora, l'arco giustamente ci garantisce delle uccisioni furtive, quindi... Allora, dobbiamo passare sull'altro tetto. O semplicemente buttarci. Di qua non possiamo scendere. Harry, cosa facciamo? Pupa maledetta, nana, cosa combiniamo qua? Allora ragazzi, ci troviamo in uno stallo. A meno che non dobbiamo, attenzione, scendere e recuperare l'asse. Proviamo anche così. Ecco, questa ci sarà utile. Bravo Joel. Posizioniamola. La nana maledetta comunque di idee non è che ce ne sta dando tante, eh. Nana maledetta. Tu mi devi portare in giro perché devi portarmi dall'altra parte della città, no? Ho capito. Dalle luci. Merda. Proviamo questo giocattolino. Certo che schifo di più, eh. Allora. Che dite, raga, famo alla vecchia maniera, l'americana?
Allora, ci sono già fin troppi. Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Scusate se intanto. Oh, ci possiamo fare anche le Molotov, va che bello. Allora, possiamo anche potenziare la velocità fabbricazione, perfetto. Adesso siamo forti, eh? No, Joy, non volevo mettere. Allora. Dunque, sto Bill non è molto socievole, quindi. Che fa la nana maledetta? Ah, guardate, ha messo giù una bomba qua, Bill. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Non fare tanto la di più che sei una nana maledetta, comunque. Hai sentito? Sì. Ma io non sento solo che c'è una nana maledetta nell'aria, poi che sei tu, poi. Però andiamo in furtivo, magari, sai, magari c'ha ragione la nostra Ellie. Allora, non sentiamo nulla, quindi ciò che bussava contro la porta dov'è? A coltelli non stiamo messi bene, eh. Oh merda! Vaffanculo! Gesù! Qualcosa mi ha spaventato a morte! Non solo te. Già che ci siamo, diamo un'occhiata in giro. Allora, gli ordini di evacuazione. Oramai abbiamo fatto questa run senza metterci a leggere varie cose, quindi. Andiamo avanti senza leggere, ragazzi, non esploriamo la lore eccessivamente del gioco. Ok. Allora, abbiamo esplorato. Siamo i tacchi. Mi sa che però qua no, trespasser. Ah, guarda qua. Guarda qui. Stai indietro. Ok. Nana maledetta. Allora, vediamo se possiamo fargli esplodere con. Non volevo buttare un proiettile. Quello pare sia spettacolare. È uno dei modi per farlo. Vabbè, dai, altre munizioni della rivoltella. Vedi quello? Vai indietro. Ci ha dato le munizioni apposta, eh.
Andiamo. Meglio avanzare piano qua, ragazzi, perché il nostro amico Bill è un simpaticone. Stammi vicino. E ha messo tutti questi piccole bombe per darci il benvenuto, no? E là, come al massimo. Cioè, mi vuoi far capire che non possiamo portare altri proiettili? Questa è una cosa molto brutta. Ti ho preso. Che troia, Bill! Che è successo? E Bill è un simpatico. Una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Taglia la corda e scenderò! Faccio io! Joel! Merda, arrivano! Qua dobbiamo mirare... Vai alla corda! È lì! Bravo, Sion, bravo, spreca colpi! Però ho fatto due headshot, ragazzi, dai, su. Ecco perché ci dava i colpi, ragazzi. Quando vuoi, Ellie. Aspetta! Stai bene? Sì! Puoi farcela! Ecco, prendi! Grazie! Caputtona! Forza! Non si cambia! Ellie, sbrigati! Ehi, da questa parte! Veloce, si avvicinano! Stai, figlio di troia! Quello è un picco! Stai, figlio di troia! Lasciami andare! Ragazzi, non riesco a ucciderlo! Grande Bill. Alza il culo e muoviti. Ma ragazzi, abbiamo operato un taglio perché siamo morti prima. Corri, Ali! I Creeper ci uccidono con un colpo. Dietro di noi! Bill, dai! Non rallentare, qui non è sicuro. Bill, dalla porta! Sapevo, cazzo, falli fuori! È l'unico modo per passare! E lì indietro! Indietro! Ah!
siamo quasi. Porca puttana, arrivano! Forza! Stanno per sfondare! Avanti di qua, attraverso il camion! Dai, Ellie! Vado, vado! È aperto, forza! Dentro, dentro! Click! Diavolo! Per un pelo! Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio! Oh, oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... segno. Rotto, stronza! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori. Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettato! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città? Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Tra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie. Ellie, guarda se c'è qualcosa di utile. Okay. Allora, abbiamo ottenuto la mappa di Bill, come vedete. La mappa della città di Bill, quindi la... raccogliamo tutte le nostre scorte. Possibile, abbiamo ancora un po' di minuti insieme, quindi... Ah, il coltello potenziato. Dunque. L'affilatura, perfetto, quindi ogni coltello che creiamo dà due colpi e non uno. Ora, quindi creiamo subito una lama, possiamo creare altre molotov o il kit medico. Io creerei un altro kit medico che userei subito per bendarmi. Perfetto. Poi abbiamo un'arma. Il tubo di ferro mi sembra molto meglio. Però vedete, abbiamo usato tutto per fare il coltello, quindi non possiamo migliorare la nostra arma corpo a corpo. Qui abbiamo proiettili e parti della pistola. Ottimo. Ah, ecco qui. Biglietto recinzioni. Ecco qui, praticamente sono promemorie che si era dato Bill. Vediamo se possiamo potenziare la nostra arma corpo a corpo. No. Niente, andiamo col tubo di ferro. Questa però sembra modificata, quest'arma. Sì, guardate,
ai chiodi quest'arma, quindi sicuramente è meglio. Allora, abbiamo un altro oggetto da prendere là dietro. Chiedo scusa se stiamo andando così piano, però ragazzi, al massimo, munizioni del fucile, quindi al massimo è che possiamo portare ste valangate di munizioni, vedo, eh. Stiamo andando in effetti un po' piano, ragazzi, però... Hai trovato tutto? Pronti? Sì, sì, pronti. Purtroppo, come vi ho detto, il crafting è tutto in questo gioco, quindi... Ok, Ellie, dai. La porta aperta, no? Ci sono. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Come diavolo hai fatto ad accettare questa follia? Bastava che li lasciassi. Aspetta, lui che qua. Sopra. Non c'è niente di utile là. Lo dici te che non c'è niente di utile, guarda quanta roba stiamo trovando. Grazie. Pillole, non c'è niente di utile. Quindi ragazzi, come vedete, io do anche delle occhiatacce in giro. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? Un lavoro, una semplice consegna. Cosa consegni? Quella mocciosa. Fanculo anche a te. Sai, spero che tu sappia quello che fai. Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? L'altro mio rifugio. È più una specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della... Ti serviranno altre armi. Qua c'è una mazza, ma non è chiodata come quella che stiamo usando. Al massimo. Dunque, ragazzi, allora, se vi è piaciuto l'episodio, io vi invito a mettere un like. Siamo quasi al massimo del nostro tempo di registrazione. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere. In questo modo saprete quando il nono episodio di Last of Us andrà online. Quindi grazie a tutti di essere stati con me, sono sempre il vostro Santo Silver. E alla prossima, ragazzi, grazie ancora e ciao ciao a tutti.